Tutti sono sempre io, Mr. Striker, e benvenuti nell'episodio 25 del nostro Let's Play. E io vi avevo promesso che oggi avremmo affrontato, cioè diciamo avremmo preso un'altra testa del Wither, e poi nel prossimo episodio avremmo affrontato il Wither appunto. Però volevo prima andare in una caverna e prendere tanto ferro, perché noi ci serviva un bel po' di ferro per fare la famosissima piramide che poi dovremmo mettere magari qui. La mettiamo qua fuori. La piramide per i beacon block. Perché cioè praticamente se non abbiamo il ferro è inutile che facciamo il beacon block. Quindi vorrei andare a esplorare. Andiamo prima un pochino a vedere come sta la roba là. Ok. Poi vediamo se trovo abbastanza ferro. Magari vado anche. Poi già sono cresciuto, sì. Magari vado anche a trovare la testa del Wither. Bene. Adesso vorrei andare dove stanno le montagne. Cioè le montagne là. Là mi ricordo che c'erano delle tante caverne. Penso di non aver preso tutto il ferro. Allora, contiamo quanti blocchi ci servono. Ci servono 9 blocchi di ferro. Per fare 9 blocchi. Ci servono 81 pezzi di ferro, praticamente. Perché per fare un blocco di ferro ce ne vogliono 9, 9 per 9, 81. Di conseguenza, a casa ne abbiamo una cinquantina. Ce ne servirà almeno un'altra 50, perché un pochino di ferro io me lo voglio sempre rimanere. Si sta facendo notte, come sempre. Allora. Ok. Qui dovrebbero essere montagne. Almeno spero. Qui c'è anche tanto grano. Ho sentito uno zombie. Ok, l'uovo è molto importante. Allora, noi possiamo fare anche, sì, possiamo fare anche le torte di zucca, che sono molto simpatiche. Qui abbiamo trovato i dungeon e qui ci salviamo delle montagne. Adesso se troviamo qualche scheletro facciamo la lotta. Io non userò le frecce, ma userò le uova, che sono molto più forti. One shotano tutti. Allora. Bene. Però dove erano quei buchi? Diciamo nei buchi delle montagne. Oddio. Si sta facendo notte. Devo trovare subito quella caverna. Sì. Oddio, guardate però com'è bella però. Mi piace davvero un sacco. È lì dove abbiamo trovato anche i diamanti. Gli smeraldi. Ok, scendiamo giù. Qui è molto pericoloso. Mi ricordo di non aver preso il ferro. Più o meno. Probabile. Qui ancora non abbiamo esplorato. Sì, noi abbiamo esplorato direttamente giù perché ero talmente eccitato dalla. Aspettate. Siamo su nord. Bene. Allora, non abbiamo legno. Oddio. Ok, raga. Però lì c'è del legno. Volendo possiamo prenderlo da là. Stiamo attenti che nelle caverne è molto pericoloso. Qui vedo subito del ferro. Possiamo essere bravi quando vogliamo, ma nelle caverne c'è sempre il rischio di morire. Non con uno slime, come ho fatto io però. Quello è il massimo. Ok. Tu no, tu non sei il massimo. Muori bruciato. Ti masciotto, ti masciotto. Sì. Se non l'avevo mai shottato ero morto. Sicuro. Però so la mia potenza dell'arco. C'è qualcosa dietro? No. Ok, adesso dobbiamo prendere quel ferro. Ce ne serviva un bel po' di ferro, raga. Qui c'è anche del carbone. Ok, da tanto tempo che non abbiamo una bella caverna. Oddio. Ma prima di affrontare i Wither ci facciamo anche un'armatura in diamante. Poi ce ne incantezziamo. Abbiamo un sacco di cose da fare in questo let's play. Non vorrei che lo finirei mai. Proprio poi si deve finire, perché sennò. Cioè, faremo prima o poi faremo tutto. Ok, allora. Questo è ferro, però non voglio finirlo. Inventerò qualcosa. Magari quando ho finito le idee metto qualche mod. Questo piccone. Ah, un breaking. Ancora con questo un breaking, oh mio Dio. Questo è vecchissimo questo piccone. Sono i nostri primi tre diamanti che abbiamo fatto. Trovando anche l'ossidiana. Ok, vendiamo anche questo ferro. C'è qualcosa? No?
c'è sempre qualcosa dietro. No, stavolta no. Questa bomba da sparo, sì, ci può servire per le pozioni. 11 pezzi di ferro, già, non male. Allora, non voglio fare salti mortali per prendere il ferro, comunque. Sì. Allora, comunque raga, sto ancora giocando con la 1.4.4, anche se è uscita la 1.4.5, però quando si aggiornano tutte le mod come Fortifine e tutto il resto, non so neanche se già sono aggiornate, comunque mi faccio di nuovo il mio pacchetto delle mod, diciamo. Sì, perché tengo un pacchetto predefinito con Optifine, mod loader, tutto il resto, così ogni volta che faccio i video sulle mod devo soltanto fare copia e incolla e poi devo mettere la mod. Ok, allora non vediamo neanche un pezzo di ferro da qua, incredibile. Allora, qui abbiamo già esplorato tutto, incredibile, davvero piccolo. Allora scendiamo giù, ci sai qualche caverna che abbiamo preso? Sì, qua sotto mi pare che ce ne stanno un sacco. Ok, c'è ferro. Sento dei ragni, brutto segno. Scendiamo qui. Oh oh, crepa! Morirai. Ma che? Ma che cavolo? Oddio. E dai, però. Ora l'ho preso. Però no. Però sì. Fa un brutto rumore. Un rumore strano. Che non ho mai sentito in mia vita. In mia vita, no, in vita mia. In mia vita. Ok, qua c'è del legno, perfetto. Sento dei ragni, probabilmente saranno quei ragni velenosi. Perché qui ancora non ci siamo venuti, raga, quindi stiamo esplorando cose nuove. Ok raga, un po' deludente, quanto ferro abbiamo? 30. Sì raga, possiamo farci anche i beacon. Bene. Anche se poi avremo 0 ferro, ma visto che abbiamo tutti questi diamanti non è che ce ne serve tanto di ferro. Comunque, adesso vedo di andare nel Nether e quindi ci vediamo dopo, vedo se riesco a trovare un'altra testa di Wither. Bene, mi salgo qui e ci vediamo dopo. E giorno, bene. Ok raga, ne ho trovato uno vicino al nostro portale. Più o meno si trova là. Oddio, ma ci sto uccidendo. Muori. Uno solo però. Oh, niente, ma neanche una cosa. Oddio, aspettate 3 secondi. Ok, ce l'ho fatta. Sono sopravvissuto, incredibile. Per avviare la registrazione mi sono fatto attaccare più volte. Comunque, oddio che lag. Dobbiamo andare da quest'altra parte, che è da quelle parti che si trovano più frequentemente i cosi. Comunque, adesso ne trovo e ci vediamo dopo. Ok raga, io li sento, cioè sento lo scheletro, però non so dov'è. Oh mio Dio,
appena iniziato a registrare, sta laggando. Sento il rumore classico degli scheletri. Quindi dovrebbe stare da queste parti. Li sento, quindi ci sono, eccoli. Oddio, ma quello è il posto dove stavo prima. Ho messo il pezzo di terreno per indicare la strada. No! No! Ah no, non li ho colpiti. Ah, dicevo io. Pensavo che di averli colpiti. Ok. Non me l'ho droppata, cazzo. Ok, raga, ci vediamo dopo. Oh mio Dio. Ragazzi, proprio dove ho stoppato il video, là a fianco ce n'è un altro. Non ho fatto... cioè, non so come ho fatto a non vederlo, ma sento dei blades. Quindi sarà pericolosissimo, però ho un'idea. Più o meno è qua. Sì, è qua proprio. Dov'è? Eccolo. Ancora troppo alto. Devo scendere per ucciderlo, sperando che mi dà quella testa di merda. Oddio, ho schivato quella cosa per un pelo. Sì, ma il Blaze sta là. No, che cazzo ho fatto? Oh mio Dio, Blaze di merda. L'ho buttato giù, cavolo. Oddio. Devi crepare. E dai, come cavolo l'ho fatto ora? Oh, fa sto lag è letale, eh? Oddio, sto mouse pure si mette. Che è mezzo scassato. Oddio, moci. Che bello. Ok, raga. No, oddio. Crepa. Che fine ha fatto quello? Ah, ma quello galleggia. E come faccio ora? Speriamo che questa scende fino a giù. Sì, speriamo. Quello spawn di Blaze lo devo proprio rompere, tanto ce ne sta un altro. E come faccio a scendere, cavolo? Ah, come... vorrei quella pozione. Come faccio? All'arco. Non lo devo far male, però... come faccio? È impossibile. Oh mio Dio. Giusto per vedere se ce l'ha data o no? No, non ce l'ha data. Sono saltato in aria. Ok, raga, cerco di trovarlo assolutamente uno, se no mi arrendo, basta. Cioè, vediamo, cioè, se no continueremo nel prossimo episodio. Comunque già, messo, cioè, già ho cotto i pezzi di ferro e ho visto che non bastano. Ce ne vogliono altri 18. Bene, ci vediamo dopo. Ok, raga, finalmente saranno passati almeno 10 minuti. Ne ho trovati due. Guardate come mi seguono. Sono dall'altra parte, adesso li uccido con l'arco davvero molto facilmente. Niente, lo sbaglio. Ah no, con l'arco però non posso ottenere i drop rari. Oddio, che cosa ho fatto, oh mio Dio. Cerchiamo di andare dall'altra parte. Senza andare nella lava, che non ho la pozione, che mi salverà la vita come l'altra volta. Ok, da qua possiamo anche uccidere con la spada senza avere problemi, penso. Senza che mi spingi giù. Incredibile. No, madonna. Vabbè, non ci ha dopato niente. Ok, raga, adesso torno a casa. Sì, quello è il ponte che ho fatto l'altra volta. Oddio, lag, ci vediamo dopo. Raga, colpo di scena. Stavo tornando a casa, mi sono girato fortunatamente e l'ho visto. È uno solo, però potremmo ucciderlo. È abbastanza veloce, eh? E diciamo che è veloce quanto un uomo. Ok, voglio ucciderlo al sicuro. No, è caduto? Ma dove? No, non mi dire che è scomparso. E dai, ma per favore! Una cosa buona, non...
ti costruisco la base e torno. Non dire no. Oh mio Dio. Raga, provvedo con la magia di MC Edit. Ci vediamo dopo. Oh mio Dio. Ok, raga, sto tornando. Praticamente ho aperto MC Edit, mi sono settato lo spawn vicino al portale del Nether. È una cosa abbastanza facile, però lo so che è cheat, però cioè mi dispiaceva morire tutta questa roba. Sì, però dove sta? Aspetta, dove abbiamo rimasto l'altra volta? Dov'è? Lo sento. Ah, eccolo, è salito, sì. Muori, crepa, stronzo. E manco me l'ha droppata. Oh mio Dio. Che cavolo, vabbè. Ok, raga. Diciamo che per questo video è tutto. È la prima volta che vi lascio nel Nether. Concludo l'episodio. Quindi guardate che questo bellissimo paesaggio. Ci vediamo nel prossimo episodio. Cercheremo di trovare sempre una testa del Wither. Ne abbiamo ottenute due l'altra volta. Ora neanche una. Bene, ci vediamo nel prossimo video. Bella.